l'eventuale perdita di Albiol, io spero sempre che ci sia ancora qualcosa da fare, anche se sembra impossibile, sarebbe gravissima per il Napoli. Si perde un giocatore di grande esperienza, l'unico regista difensivo attualmente in rosa al Napoli, il giocatore in grado di far rendere al meglio Koulibaly. Lo si perde per 4 milioni, cioè per nulla, in virtù di una follia chiamata clausola risolutiva espressa che non si sa bene perché è stata messa nel contratto del giocatore. Qualcuno dirà, adesso viene Manolas ed è anche meglio, per amor di Dio. Se viene Manolas viene un signor giocatore, con una piccola differenza, che Manolas costa 36 milioni, più vorrà un ingaggio molto alto, ammesso e non concesso che accetti l'offerta del Napoli, se è vero come sembra essere vero che lo vuole la Juventus. Non solo, i 32 milioni che ballano sono soldi tolti al mercato e quindi il Napoli non potrà rinforzarsi in un altro ruolo. Tutto questo perché? Perché in inverno non si è voluto rinnovare il contratto al giocatore. Certo, è vero quando si dice che sono professionisti, hanno un altro anno di contratto, perché il Napoli avrebbe dovuto prolungare il contratto a un 35enne per poi portare, purtroppo tutte queste cose che volete, sì, tutto vero, per amor di Dio, ma il calcio funziona così, e quando poi si mette una clausola risolutiva per tenere più basso l'ingaggio, perché non c'è altro motivo per il quale si fa un regalo ai giocatori, si va incontro a queste cose. È gravissimo che il Napoli non lo abbia preventivato e abbia provveduto di conseguenza, a meno che, come ho letto sull'edizione online della Gazzetta dello Sport, non si pensi di non sostituire Albiol ma di tenersi Kirikesh, Maksimovic e Luperto. Kirikesh, che è un giocatore straordinario tecnicamente, non ho problemi a dirlo, anche superiore a Albiol, e ha avuto la carriera minata dagli infortuni di tutti i tipi, muscolari, poi ha avuto il problema alla spalla che dovrebbe aver risolto dopo l'operazione. Lo scorso inverno, la scorsa estate, si è anche rotto il legamento del ginocchio, i problemi sono soprattutto di natura muscolare. Pensare che Kirikesh possa essere il titolare di una squadra che deve giocare 50 partite in un anno minimo è pura follia. Quindi Kirikesh va bene, è stato fatto un esperimento quando lo fu preso dal Tottenham, si è preso un giocatore di grande valore ma debole e purtroppo da questo punto di vista non è migliorato. Pensare adesso che possa essere lui il sostituto di Albiol, magari insieme a Maksimovic, che rispetto al non impiego con Sarri, con Ancelotti ha giocato qualche partita in più, ma non è che ha incantato, il meglio l'ha dato quando ha giocato nella difesa a 3, veramente siamo alla frutta. Ecco, dopo aver non sostituito Hamsik, adesso non si vorrebbe neanche sostituire Albiol, non ci siamo proprio.